Molti di voi riconosceranno il soggetto della fotografia alle mie spalle. Parliamo ovviamente per chi è di Milano o conosce la città, del nuovo gruppo di torri simbolo di City Life, il complesso commerciale e residenziale sorto da pochi anni appunto a Milano, in zona Fiera. Queste torri, come altre nella mia città e tante altre nel mondo, fanno parte di quella moderna generazione di edifici a facciata continua, che è appunto il tema di oggi. E allora ne parliamo subito. Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Introdotto il concetto di involucro e viste le diverse tipologie di facciata opaca, link per andare a recuperare il video, oggi completiamo la panoramica focalizzando l'attenzione sui sistemi di facciate continue, che saranno comunque oggetto di approfondimento con un ospite in una puntata dedicata, al termine di questo ciclo di episodi a tema involucro. Facciate continue dunque. La facciata continua, in inglese curtain wall, è un tipo di involucro leggero rispetto ai sistemi più tradizionali e appunto continuo, andando ad avvolgere tutto ciò che è lo scheletro, la struttura interna dell'edificio. Caratteristica importante dal punto di vista strutturale è che questi involucri lavorano in maniera autoportante, quindi sostenendo il peso proprio ma non quello del resto della struttura. Peso che, insieme agli altri carichi esterni, come possono essere il vento, l'azione sismica e ai carichi interni accidentali, è poi trasferito al corpo centrale e quindi scaricato a terra. Altro aspetto fondamentale di cui tenere conto è quello dell'illuminazione, che ovviamente rispetto a sistemi più tradizionali e opachi è evidentemente vantaggioso, a patto che dietro però ci sia anche uno studio di aspetti come il comfort visivo e fenomeni come l'abbagliamento. E poi chiaramente c'è il vastissimo tema energetico, sia per quanto concerne ad esempio i carichi da radiazione solare in periodo estivo, sia per quanto riguarda le dispersioni termiche in inverno. A questi due aspetti si legano rispettivamente i concetti di inerzia termica e trasmittanza termica, oggetto di approfondimento del video di settimana prossima. Bene, a questo punto, come per l'involucro opaco, vediamo le diverse tipologie di facciata continua. La prima classificazione che possiamo fare è per la tecnologia costruttiva. E allora, in primis, anche solo per un aspetto temporale, vi è la cosiddetta facciata montanti e traversi, stick system in inglese, costituita da un telaio di montanti verticali e traversi orizzontali e un tamponamento che può essere in lastre vetrate oppure in pannelli isolati opachi, i cosiddetti spandrel panels. Poi vi è la facciata a cellule o moduli indipendenti, unitized system in inglese, quindi con moduli prefabbricati e montati in sito ad incastro gli uni con gli altri. E infine possiamo avere un sistema misto che unisce la prefabbricazione del telaio con invece il montaggio in opera del tamponamento. Una seconda classificazione è legata sempre alla tecnologia, ma nello specifico al fissaggio del vetro al telaio. Possiamo avere infatti un ancoraggio di tipo meccanico, in cui il tamponamento è bloccato tra il telaio e degli elementi esterni a pressione, i pressori o pressure plates in inglese, oppure attraverso una sigillatura completa del vetro lungo il telaio, che elimina l'elemento esterno appena citato e porta invece verso quell'idea di bellezza estetica data dall'essenzialità, che l'architetto Mies van der Rohe riassumeva nella celebre frase «less is more». E proprio in quest'ottica un ulteriore step che è stato fatto nell'architettura delle facciate continue è il passaggio dal fissaggio lineare a quello puntuale del vetro sul telaio, che quindi viene integralmente portato all'interno. Una tecnologia questa meno applicabile rispetto alle precedenti e diffusa ad esempio nelle facciate delle hall o dei piani bassi degli edifici. La terza ed ultima classificazione che vediamo oggi è tra facciate continue a singola e doppia pelle. In quest'ultimo caso infatti si ha una duplice barriera, le cui pelli, i cui strati vetrati, sono separati da una cavità d'aria, al fine di controllare meglio parametri come l'illuminazione, la ventilazione e l'acustica, ma anche, ultimo ma non ultimo, le prestazioni termiche dell'involucro,
favorendo soluzioni energetiche passive come il preriscaldamento dell'area di rinnovo in inverno oppure l'espulsione dell'aria calda in estate. Ora, tornando all'intro di questo video e guardando le torri alle mie spalle, la domanda che sorge più spontanea, anche in relazione a tutti gli argomenti che abbiamo trattato finora, è la seguente. Ma questo tipo di costruzioni è, come si dice oggi, environmentally friendly? Quindi è sostenibile dal punto di vista ambientale e energetico? Bene, proveremo a dare una risposta a tale quesito al termine di questo mini ciclo di video a tema involucro, con il prossimo ospite del canale. Per oggi è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione, metti un like a questo video se ti è piaciuto e soprattutto condividi se ti è stato utile o pensi possa esserlo per qualcun altro. E noi ci vediamo presto su questo canale.